Buongiorno a tutti, perdonatemi per la voce così un po' bassa. Oggi parliamo di Chico Forti, di un caso molto delicato, un nostro connazionale detenuto in Florida da 20 anni che grida da sempre la sua innocenza. Di Chico Forti noi come Movimento 5 Stelle ci eravamo già occupati anche nella scorsa legislatura. Avevamo presentato in Parlamento una mozione che era stata votata all'unanimità, ce n'erano state anche delle altre. Devo dire che su questo tema c'è grande convergenza a livello parlamentare. È un caso drammatico, un caso che è caratterizzato da tutto un iter processuale che è stato fatto a carico di Chico Forti con molte ombre. Ci sono molti dubbi su questo caso e oggi anche per questo noi ne vogliamo parlare. Ne vogliamo parlare perché sapere che un nostro connazionale è detenuto da 20 anni in una prigione e avere anche un minimo ragionevole dubbio che questa persona possa essere innocente è una cosa lacerante, una cosa che noi non possiamo accettare, una cosa che assolutamente dobbiamo affrontare, bisogna parlarne. Devo dire che anche a livello istituzionale il nostro governo si sta occupando della cosa, la Farnesina ha già attivato tutti i canali, oggi abbiamo con noi il nostro segretario di Stato Riccardo Fraccaro, alla presidenza del Consiglio, abbiamo i colleghi della Camera, abbiamo Gianni Forti, io lo chiamo il guerriero, lo zio di Chico Forti che in questi 20 anni... Gianni, che io ammiro tantissimo, ha fatto una battaglia incredibile per difendere i diritti non solo di suo nipote, ma di un cittadino italiano, questo lo voglio ricordare, di una persona alla quale, ahimè, sono stati negati i diritti. Perché, ripeto, la difesa di Chico Forti è stata caratterizzata da molte ombre e il processo ancora grida giustizia. Abbiamo qui anche Emanuela Moreno, giornalista Rai, che ha seguito come cronista il caso, portato avanti diversi dossier su Chico Forti e devo dire che è stata proprio lei a portare in Italia l'attenzione dell'opinione pubblica il drammatico caso di Chico. Poi abbiamo Tito Giovannini che è amico di Chico ma è anche il vicepresidente dell'associazione Una Chance per Chico e ringrazio anche lui, è un altro guerriero sempre al fianco di Gianni che combatte tutti i giorni per Chico Forti. Adesso non voglio dilungarmi oltre, trasmettiamo subito un messaggio molto toccante che Chico Forti ci ha mandato direttamente dal carcere, l'ha mandato per noi, le sue sono parole drammatiche, parole dure, parole di anche, non dico di disperazione, però dopo 20 anni devo dire che è molto toccante quello che ci dice Chico. Ascoltiamolo. Ho appena terminato di leggere l'intervento di Michela Rostan, la risposta di Di Maio, e una lettera di mia figlia Jenna Blu, dove mi dice che con Francesco e Savana e altri due miei figli non vedono l'ora di visitare l'Italia con me come guida. Papà, abbiamo un buon presentimento dopo aver visto il servizio delle Iene e la reazione della gente comune. Questo mi ha scritto Jenna Blu. Il frutto di gente comune è Luigi Di Maio, un uomo che per la gente comune, sottoscritto incluso, ha dimostrato di volersi battere. Prima di iniziare il mio jacuzzi, rivolgendomi proprio a questa persona, che stimo come uomo e come politico, vorrei ringraziare Emanuele Corda, la promotrice di questa conferenza stampa, e Michela Rossan per la sua mozione. È rincuorante sapere che state collaborando per la mia causa unita, indipendentemente dalle ideologie politiche. Quando ci uniamo, noi italiani, sappiamo farci rispettare. Il problema è unirsi. E non solo in politica. Anche motivati dalle più nobili intenzioni, agendo indipendentemente, il messaggio a volte è confuso. Ma cosa vuole Chico? So che anelo, perché voglio, mi ha insegnato mia madre, cresce solo nel giardino del re, è rientrare in Italia, vivere il resto della mia vita come libero cittadino. Terminare i miei giorni in una prigione dove mia madre e i miei cari possono venire a visitarmi dietro a sbarre, seppur non strane, non va. No, non va. Perché io non sto chiedendo misericordia. So che potrei usare questa carta adesso qui con voi. Ho troppa dignità, anche con le catene addosso, per chiedervi aiuto. Non sono né presuntuoso né ipocrita, ma ciò che chiedo è giustizia. Una giustizia che mi è stata negata spudoratamente dal paese che si programma leader nei diritti dell'uomo. Che ovunque scrive, in God we trust, incluso sul denaro. E poi, senza alcun rimorso, getta la vita di un uomo come fosse un Kleenex. Mi dispiace, se deludo chi si aspettava un messaggio che puntava alla compassione dei miei concittadini, non ne sono capace. Questo mio è un messaggio di rabbia. Così, 20 anni mi hanno trasformato, proprio io, che odio anche solo alzare la voce. Abbandonando l'eccessiva riverenza per
hai ogni diritto di richiedere la mia commutazione di sentenza, perché l'Italia è a credito. Abbiamo rilasciato vari cittadini americani reclusi in Italia, con sentenze equiparate alla mia, richieste esaurite in tempi stretti, non decadi. A memoria, ricordo Richard J. Asby, il suo navigatore Joel Schweitzer, che ha impunemente distrutto il nastro dell'incidente, William Ramsey e Chandler Seagrace della tragedia del Cernis nel febbraio del 98, gli agenti della CIA, Joseph Romano, graffiato da Napoletano nel 2013, Betty Madero e Sheldon Lady, prontamente graffiati da Mattarella su suggerimento di Obama nel 2015, fino alla più recente agente CIA, Sabrina De Sousa, graffiata ancora da Mattarella nel 2017. Perché? Perché io non posso ricevere lo stesso trattamento? Ho passato 20 anni in catene per un delitto che non ho commesso. Come nella mia poesia, un mondo che non è, dove descrivo la mia vita qui dentro. Per quanto ancora dovrò attendere. Senza il vostro intervento, terminerò i miei giorni in un sacco nero senza lapide. Un lusso nei cimiteri delle prigioni americane. Ma ricordate, in God we trust. Se questa non è ipocrisia, scordatevi un nuovo processo. Il mio risarcimento danni per falsa incarcerazione supera i 100 milioni di dollari. Per assurdo, sarebbe più facile dichiarare guerra all'Italia che pagare tale cifra. Caro Luigi, umilmente vorrei suggerirti una soluzione conveniente in cui lo Stato della Florida non perderà la faccia, ammettendo di aver sbagliato, non dovrà rifondermi un euro e si libererà di un detenuto straniero, sessantenne, che costa più di 100.000 dollari all'anno. Io accetterò la deportazione e il veto a rientrare negli Stati Uniti. Lo accetterò perché non ho altra scelta. Sono gli sgoccioli di una riserva che ritenevo inesauribile. Sono stanco di sognare l'Italia, le mie montagne, i miei laghi, e svegliarmi ogni giorno con la scritta In God We Trust su pareti ammuffite Made in USA. Ora non sono più solo, la mia voce non è più un bisbiglio. La gente comune in Italia, grazie alle Iene, è venuta a conoscenza dell'ingiustizia che ho subito e vuole protestare ovunque, urlando. Fino ad ora ho cercato di tenerla a bada, ho pregato di non incatenarsi alla ambasciata americana, di non boicottare i viaggi verso la Florida, di non stracciare i prodotti americani. È servito a qualcosa? Ne valse la pena non alzare la voce, lottare con i guanti bianchi e un cucchiaio di plastica per 20 anni. Io sono riconoscente a tutti coloro, chi da 20 anni, chi da un giorno, stanno adoperandosi per riportarmi a casa, a voi, che state ascoltando questa mia jacuzzi, ai politici presenti che l'hanno reso possibile, a Corda, Rossani, Terzi, che da anni per me stanno sbattendo su un muro di gomma, a Packer, che con la sua imponente figura rappresenta i nostri tantini e non ultimo, indipendentemente dal risultato che otterrai, un grazie a te, Luigi, per esserti preso a cuore la mia risionata situazione. Non posso ringraziare qui le centinaia di migliaia di persone che si stanno battendo per me, ma sono solide nel mio cuore, primo fra tutti, quel leone anti-iena, il mio zio Gianni che ha dato sangue per me in questi lunghi anni, un quarto di secolo per un delitto che non ho commesso, un delitto apparentemente basato sulla avarizia e violenza, motivazioni che sono gli antipodi del mio carattere. Ho vissuto inseguendo sogni ed imprese impossibili, sogni ora diventati incubi della più estrema delle avventure, la lotta per la mia vita. Incarcerato ho trovato il mio eroe, si chiama Fabrizio Quattrocchi, un italiano che ha fatto vedere al mondo come affrontare una morte ingiusta e vigliacca con dignità. Grazie per avermi assoldato, Chico Forte. Ho appena terminato di leggere l'intervento di Michela Rostan, la risposta di Di Maio e una lettera di mia figlia. Allora, come avrete sentito, sono parole molto toccanti e anche a tratti dure, perché giustamente è una situazione drammatica, ormai è arrivata ad un limite, a mio avviso, intollerabile. Quindi abbiamo una grossa responsabilità oggi, quella di impegnarci tutti perché questo caso prima o poi, io spero prima, si risolva il più presto. Volevo dare la parola subito a Gianni. Gianni, ti lascio campo libero. Raccontaci cosa sono stati questi 20 anni e che cosa vorresti oggi, cosa pensi? Vi ringrazio di essere qui per testimoniare ancora una volta la vicinanza a Chico Forti, che ne ha estremo bisogno, specialmente in questo momento che può, si spera, una volta per tutte, fare la svolta decisiva per la sua tremenda situazione.
Allora ringrazio anche Manuela Corda, anche Riccardo Fraccaro e anche tutto il Movimento 5 Stelle. A questo punto, prima di iniziare, perché io non voglio raccontare la storia di Chico Forti, io penso che ormai la conoscano tutti, però nel 2009, quindi 10 anni fa, non era ancora nato il Movimento, perché io parlo di luglio, il Movimento è nato in ottobre, quindi era ancora in fase. Però 10 anni fa ho tenuto una conferenza che sembrava anche quella abbastanza importante per anche allora compiere questa svolta, che invece si è conclusa nel nulla di fatto, diciamo così. Però nel 2009 al Senato c'erano una cinquantina di senatori, c'erano tanti amici, è stata fatta una cosa molto, molto forte. In quell'occasione io ho conosciuto Ferdinando Imposimato. E Ferdinando Imposimato è rimasto talmente sconvolto da quella storia che io sono andato in quell'occasione a raccontare, che si è offerto immediatamente di assumere il patrocinio di Chico Forti come avvocato italiano. A questo punto io vorrei dedicare 5-10 secondi a Ferdinando Imposimato, che purtroppo all'inizio di quest'anno ci ha lasciato. Io vorrei grazie, mi sono un po' commosso perché lo ricordo, è stato lui che mi ha continuato a stimolare, perché nel 2009 era stato chiuso praticamente legalmente ogni possibilità di Chico Forti di rivedere rivisto il suo processo, e lui in quell'occasione anche con Roberta Bruzzone, che anche lei è stata molto coinvolta a questo caso, poi ci ha dato modo anche attraverso un libro dove ha raccontato in una maniera abbastanza, diciamo, particolareggiata tutta la vicenda di Chico Forti, con le anomalie del processo e con quanto di peggio si può portare in un tribunale contro una persona senza avere il minimo di supporti forensi per sostenere le accuse che sono state alla base di quello che poi ne è derivata una sentenza di colpevolezza e una condanna all'ergastolo alla vita, dove può uscire solo da morto. Quindi questo primo passo che si è fatto dopo tutti i tentativi che noi autonomamente abbiamo cercato di portare nei tribunali americani per cercare di ribaltare la situazione Chico Forti. Ricordo qui che qualsiasi appello che si pone in America non c'è il secondo, terzo grado, la Cassazione e quant'altro. Una volta che è stata emessa una sentenza è definitiva e irreversibile. Però se si trovano prove dove si sono violate delle regole o si è andato contro quello che prevede anche la Costituzione americana, perché noi non siamo qua per dichiarare guerra all'America, noi siamo qua per dichiarare guerra a quel tipo di accusatore che per, non so, scopi propri o per ambizioni proprie stravolge i fatti per convincere una giuria, malinformandola, fuorviandola e quant'altro, per mettere questo vedetto di colpevolezza. Quello è a cui noi andiamo contro, non contro gli americani, per carità, insomma io ho trovato lì tanti di quegli amici che non in elenco telefonico, insomma, cioè vuol dire è semplicemente mirato quel processo, a quella sentenza, a quel modo di condurre le indagini. Noi abbiamo cercato, come dico, di ribaltare questa situazione, però ci
C'è un però. Diciamo, la mozione per richiedere il ribaltamento della sentenza passa attraverso un giudice il quale discrezionalmente, sentitemi bene, discrezionalmente può decidere sì, ne riparliamo, no, non ne riparliamo. Noi abbiamo avuto la disgrazia, diciamo così, o la sfortuna, di aver trovato giudici che nelle 3, 4, 5, 6 mozioni che abbiamo presentate ci hanno detto no, del caso Forti non se ne parla, il caso Forti è chiuso e tante volte, come è successo nell'ultima del 2009, è stato detto non ne parliamo senza aprire il fascicolo. Gli avvocati di allora si sono presentati in aula, il giudice ha detto guarda, De Chico Forti, ho già mandato nel vostro ufficio il rifiuto di discutere del suo caso. Cioè, qui siamo. Ecco perché dopo quella chiusura incomprensibile per noi, insomma, noi qua in Italia siamo garantisti, loro sono giustizialisti, beh, hanno un sistema che probabilmente noi non comprendiamo. Noi qui diciamo è meglio 100 colpevoli fuori che un innocente dentro. Lì il discorso è diverso, è contrario, capito? Cioè, noi abbiamo un primo, un secondo grado, un terzo grado, la Cassazione, la Supercassazione, insomma, si arriva credo a 7 gradi di giudizio qui. E questa è la prova che qui in Italia, che allora io avevo fatto anche delle comparazioni con come è stato trattato Chico Forti negli Stati Uniti, come è stata trattata Amanda Knox qua in Italia, tanto per dire, no, cioè vuol dire, gli si è dato tutte le possibilità per rivedere la sua situazione perché noi siamo garantisti. Bene, noi abbiamo trovato un muro lì che ci ha impedito, in anche sull'evidenza delle prove portate più volte davanti a queste corti di appello, che però ogni volta non venivano considerate e non si potevano usare per gli appelli successivi. Anche questo qua, cioè, non so. Allora, il passo è stato quello di farlo politicamente. Perché noi abbiamo subito un torto, c'è un cittadino italiano all'estero, vittima di un sopruso giudiziario, che ci impedisce di dimostrare la sua innocenza che dai documenti risulta inequivocabilmente, e quindi dove andiamo? L'intervento del governo perché istituisca, ancora allora l'ho fatta questa richiesta, una commissione d'inchiesta diplomatica perché vada a vedere effettivamente come sono successi realmente i fatti. Se a noi come famiglia non ci si dà nessuna risposta, io penso che il governo italiano abbia diritto di avere una risposta, cioè vuol dire, non lo so se funziona così, ma comunque penso da italiano che se vado all'estero e vengo messo in un guaio, e in questo guaio io non c'entro assolutamente niente, in quel caso niente, come è stato provato, mi imprigionano, mi incastrano, mi condannano, quando non ho fatto assolutamente nulla e posso provarlo, il governo dovrebbe intervenire. Ecco, con Frattini queste richieste, io non ce n'ho qua un pacco di dire, sono state fatte più volte, io credo aver qua 30 mozioni, interrogazioni in Parlamento, di allora parlo, sul caso Chico Forti, sono finite tutte in un cassetto. Io qua una dichiarazione allora del ministro Frattini che dice: l'America è una grande democrazia e l'unico passo che non possiamo fare è quello di un'interferenza politica e diplomatica. L'unica possibilità che abbiamo è quella di verificare se sussistano nuovi elementi a discarico del condannato non emersi e non considerati nella fase di giudizio. Elementi che potranno riaprire il caso, valutare nuove prove ed accertare la sua responsabilità o meno. Ma allora gli abbiamo detto, ministro Frattini, ne abbiamo a quintali di documenti che
comprovano questo, non l'ha informato il suo staff o la sua, non so, l'ufficio legale del suo ufficio che ci sono queste cose. E quindi abbiamo fatto ulteriori passi presso il ministro Frattini, lui è stato ministro proprio nel periodo per 6 anni, tra 2004 e 2002-2004, 2008-2007, 2011, quindi non so quante volte l'abbiamo interpellato. È finito tutto nel nulla e tenuto il profilo molto basso, anzi bassissimo, del governo italiano in questa situazione. Dopodiché è subentrato, e qui ho piacere che sia qui con me a testimoniarlo, ministro Giulio Terzi. Ecco, questo ci ha aperto delle porte, ci ha dato una mano e aveva iniziato una procedura del governo per intervenire in questa situazione. Purtroppo, sempre sfortuna di Chico, è successo un patacrac, perché lui aveva trovato un sistema di portare qua il Marò dall'India per cercare di salvaguardare anche in quell'occasione due italiani che erano stati coinvolti in una storia poco chiara. Quando l'ha portato in Italia, il suo governo ha detto no, rimandiamoli là, e allora lui ha dato le dimissioni per dignità e per orgoglio dell'italiano e per la parola spesa. Cioè, e quindi ci siamo... ci siamo trovati di nuovo praticamente a zero. Se ci fosse stato probabilmente ancora e avesse portato avanti alla fine il suo mandato il ministro Terzi col governo Monti, che sappiamo poi che è durato insomma molto poco, probabilmente oggi avremmo fatto qualche passo in avanti. Ma tant'è che poi a ministro Terzi è subentrata Federica Mogherini, altra lettera, altri appelli, altri codici. È priorità del governo il caso Chico Forti. Il governo si attiverà perché sia fatta chiarezza sulla sua situazione. Anche Mogherini è andata a altri incarichi, è subentrato Alfano. Anche quello abbiamo martellato di interrogazioni per 3 anni. Anche quello, la priorità del governo è sempre quella di tenere sotto controllo il caso di Chico Forti e quindi eventualmente, se ci sono elementi, di intervenire. Non è successo nulla. Siamo arrivati ai giorni nostri. E qui abbiamo un ragazzo che ci ha messo la faccia e ha detto adesso ne parliamo e adesso vogliamo farci valere. Io mi auguro qui che finalmente questo traguardo si raggiunga. Ora, nell'interrogazione dell'altro giorno fatto dalla vostra collega Rostan, in diretta, lui ha detto delle cose importanti. E ha detto che gli elementi che si presentano al vaglio, comunque del Ministero degli Esteri, sono questi. Il primo è impercorribile, dopo 20 anni, cioè il rifacimento del processo e della revisione. A parte che lui ha detto, ma probabilmente sarà un messaggio trasmesso anche dai colleghi che l'hanno preceduto, che le autorità italiane non ritengono sussistano elementi per rivedere il caso più forti. Punto e basta. Certo che non sussistono, non ce li fanno presentare o valere o discutere, quindi non sussistono. Cosa vuol dire non sussistono? Cioè, certo, non c'è una cosa logica e la palissiana, no? Non ci sono elementi. Gli elementi ci sono, ma non li vogliamo. Bene, quindi diventa impercorribile quella strada lì, sia per i tempi, per i costi, per tutte le per gli ostacoli che ci si potrebbero porre. Vabbè, lasciamo perdere, perché anche che hai parlato, che adesso hai citato proprio la mozione, appunto la risposta del ministro, io magari adesso andrei ad approfondire proprio questo discorso, cioè dando la parola a Riccardo Fraccaro. Sì, volevo finire pure
Ti faccio finire subito e poi dolo così in modo tale che possa, esatto, ti faccio terminare subito, prego. Concludo tranquillamente, faccio tutto quello che hai. Sì, va bene. Non è spento? No, così è acceso. Ah, acceso, allora prima era spento. Va bene. Secondo punto sarebbe quello dell'eventuale trasferimento in Italia di Checco Forti, ma come detenuto. Ecco, noi, credo gli amici, qualsiasi persona che abbia una dignità non lo può accettare. 20 anni di reclusione da persona innocente, è possibile che lui dica pur di rientrare in Italia accetto la pena e quindi mi dichiaro colpevole dopo 20 anni che dico che sono innocente? Cioè, voglio dire, non credo, ma questa è la condizione per poter avere questo, diciamo, questa possibilità di venire trasferito in Italia, cioè l'accettazione della pena e quindi l'ammissione di colpevolezza. Allora, anche per la dignità e per l'orgoglio per un italiano di una persona, Checco Forti ha molta dignità, ve lo garantisco, e anche molto orgoglio, purtroppo. Magari è stato quello che l'ha anche portato questo guaio, no? Dice, non posso accettare questo, cioè vuol dire, non è ammissibile, ma nessuno lo farebbe. Cioè vuol dire, il fatto di o mangia sta minestra o salta dalla finestra mi sembra una condizione che non è né dignitosa e né sotto il profilo umano accettabile. Quindi sarebbe un ulteriore schiaffo che lui tornasse qui come detenuto in Italia dopo aver subito questa ingiusta condanna. Ecco, arrivo al terzo punto, poi concludo. Al terzo punto sarebbe quello della grazia del governatore. Ecco, per noi, tra le strade impercorribili, sarebbe quella che sarebbe, credo, più realizzabile. Nel senso che se una commissione diplomatico-politica, mettetela come che volete perché io non sono né diplomatico né politico, comunque incaricata però ufficialmente dal governo col preciso incarico di andare in Florida dalle autorità che contano, cioè vuol dire o dallo state attorney oppure dal governatore stesso, e con i nostri documenti sul piatto e con tutto quello che può dimostrare che Checco Forti ha subito un processo e una condanna ingiustamente, ecco lì si potrebbe arrivare a, in tempi stretti, a un accordo, diciamo, per avere una grazia ma con effetto immediato, no, da parte del governatore, se a chiederla è lo Stato italiano. E Di Maio ha detto, Checco Forti non l'ha ancora inoltrata. Allora io dico, ma chi? Quando? Come? Lì, quando io, diciamo, un diplomatico che era amico nostro, anche trentino, che aveva anche interesse in Florida, è andato insieme a un console, che allora era anche lui trentino, a una visita di cortesia dall'allora governatore, cercando di mettere sul piatto la possibilità di inoltrare la domanda di grazia da parte di Checco Forti, ci è mancato poco che gli ridessero in faccia. Questa è la situazione. Ora ho finito. Grazie alle Iene, che oggi sono qui presenti, che hanno messo in una, credo, visibilità certosina tutte le fasi, tutte, diciamo, i fatti che hanno portato Checco Forti in questa drammatica situazione, credo che hanno fatto già 3 o 4 o 5 puntate di un'inchiesta formidabile, andranno avanti e portano a compimento delle dimostrazioni, perché per esempio con Roberta Bruzzone, col giudice Mattà, abbiamo scritto libri, centinaia di articoli, centinaia di servizi televisivi, però iniziano e finiscono lì. Ora, ieri hanno portato
alla visibilità una situazione incredibile, allucinante, cioè vuol dire quello che dimostrano loro in una maniera molto, molto particolarizzata è quello che probabilmente darà anche o sarà la leva che potrà sollevare anche un eventuale intervento del governo, perché da con quello si è stabilito in una maniera chiara e inequivocabile che non si è trattato di un errore giudiziario, ma di un piano pianificato, progettato per incastrare l'italiano Chico Forti. Ho finito, questo è il mio appello. Ringrazio Gianni, veramente lui è diventato anche avvocato in questi 20 anni, conosce tutti i dettagli processuali, ormai sei un esperto. Allora io adesso darei la parola a Tito Giovannini, visto che abbiamo toccato alcuni punti e Tito è stato colui che ha seguito anche direttamente con l'avvocato Tacopina, che è l'avvocato di Chico, appunto tutta la vicenda. Vorrei qualche dettaglio magari tecnico in più proprio sulle procedure che legali, appunto. Poi ci collegheremo più tardi con l'avvocato Tacopina in diretta da Miami, però ecco, volevo sentire da Tito Giovannini qualche informazione in più. Grazie Tito. Grazie a te, buongiorno a tutti. Io ho il piacere di parlare a nome del comitato che sostiene Chico da qualche anno, siamo a fianco a Gianni e alla famiglia dall'inizio della vicenda di Chico, ci siamo piano piano resi conto che la cosa da molto semplice come sembrava all'inizio si stava complicando e siamo a 20 anni da quella stramaledetta situazione e la sentenza dell'agosto del 2000 che lo ha incarcerato definitivamente. Il comitato è un gruppo di amici di Chico, ne fa parte il nucleo storico dei suoi amici di scuola e il nostro compito è quello di aiutarlo, gli mandiamo regolarmente dei fondi per migliorare la qualità gastronomica, perché l'albergo che lo ospita non è proprio ai vertici per quanto riguarda la situazione del cibo. Abbiamo la possibilità di dialogare con lui, da un anno e mezzo circa è stato istituito questo sistema di email che gli consente, con dei tempi limitati e con un monitoraggio ovviamente molto forte, di scambiare email e siamo in grado di sostenerlo, la possibilità di sentire la madre regolarmente, con Gianni e la famiglia parla spesso, con noi c'è la possibilità di dialogare telefonicamente e ovviamente poi ha un contatto diretto con il suo legale, Joe Tacopina, che sta seguendo dal 2014 questa vicenda, con risultati finora scarsi o quasi, però la nostra fiducia è assolutamente incrollabile, perché così è la fiducia di Chico. Chico in tutti questi anni, nonostante le incrinature che cominciamo a vedere nella sua lettera che abbiamo appena visto, è ancora particolarmente motivato, fiducioso, la forza gliela dà soprattutto la famiglia, in particolare i suoi figli. Lui ha questi 3 figli, nati nel 94, nel 96, nel 98. Francesco è nato poche 10 mesi, 8 mesi dopo il fattaccio del febbraio del 98, inciso Francesco, ha avuto il nome poiché quel ragazzo seduto in seconda fila, che è Francesco Guidetti, che era l'amico storico di Chico e era un suo compagno di marene quando andavano in barca a fare chissà cosa, ha avuto questa fortuna di dare il nome al figlio piccolo di Chico. Francesco è uno di quelli che da sempre segue insieme agli altri membri del comitato la vicenda. Per andare al dunque, oggi l'avvocato Tacopina sta lavorando a livello investigativo con un lavoro estremamente difficile, perché come ha detto Gianni la maggior parte delle prove sono già state esperite, sono già state utilizzate, nella maggior parte dei casi negate, rifiutate, però c'è qualche elemento, perché la vicenda è talmente assurda, il procedimento, la vicenda giudiziaria e le 50.000 pagine, Gianni correggimi, di documentazione processuale ha talmente tante inesattezze e assurdità che chiunque si prenda il tempo di scorrere si rende conto che non si tratta di un processo equo e nessuno pretende che chiunque o tutti, chi conta e chi non conta, possa sostenere e credere automaticamente nell'innocenza di Chico. Però credo che sia dovere
dello Stato italiano nei suoi massimi vertici, prendersi il tempo di analizzare questa situazione, di capire esattamente che siamo di fronte a una grandissima ingiustizia, perché trattasi di un processo assolutamente non equo. Detto questo, dobbiamo agire. In questo momento abbiamo tutti quanti, Chicco in primis, nonostante la sua stanchezza, il fatto che sta esaurendo le batterie, un sentimento particolarmente positivo. Partiamo dal 2013, faccio un excursus rapidissimo. Nel 2013 ho incontrato Manuela a Miami, ero stato a trovare Chicco. Chicco può ricevere le visite degli amici abbastanza regolarmente. Lei era lì inviata da New York, è venuta a Miami per altre cose e da lì ha sposato giornalisticamente la causa di Chicco. Ha contattato Tacopina, con il quale Gianni aveva parlato poche settimane fa, e Tacopina inizialmente aveva rifiutato, poi Manuela è riuscita a convincerlo, prende in mano questo caso. Oggi Tacopina lavora per questo caso, ce lo spiegherà nel dettaglio tra poco. Noi oggi chiediamo un forte coordinamento con il governo per individuare le azioni precise a livello investigativo, giudiziario, ma soprattutto politico-diplomatico, nei confronti dello Stato della Florida e possibilmente nei confronti del vertice americano, affinché il caso venga sbloccato. Il messaggio in questo momento è stato portato all'attenzione dei massimi vertici. In occasione della visita del Presidente della Repubblica gli è stato inviato un messaggio. Il Ministro degli Esteri è stato da poco informato nel dettaglio. Il Presidente del Consiglio ha ricevuto tramite gli amici nel corso dello scorso fine settimana una lettera a nome della famiglia, firmata da Gianni. Oggi il messaggio è che, visto l'attenzione, visto questo sentimento positivo, chiediamo a questo governo di stare attaccato al caso come noi staremo attaccati a tutti voi. Grazie. Grazie Tito. Allora adesso chiederei al nostro sottosegretario Riccardo Fraccaro di spiegare un pochino cosa sta facendo il governo e qual è la nostra, diciamo, posizione. Grazie Riccardo. Intanto buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori di questo evento, prima di tutti i miei colleghi, Emanuela Corda, che, come è stato ricordato, ha preso a cuore questa vicenda, quasi fosse trentina proprio di nascita, e poi tutti i presenti, i parenti, gli avvocati, il ministro, che ringrazio la sua presenza, testimonia il grande lavoro che fece all'epoca e purtroppo si interruppe per motivi non politici ma di dignità forse personale. Ci sono tanti italiani all'estero che hanno problemi con la giustizia, ce ne sono 2113 detenuti all'estero italiani e ovviamente tutti hanno il diritto di avere supporto, assistenza, e lo Stato italiano ha il dovere di garantirgliela durante la fase processuale, durante la detenzione. Poi ci sono anche molti stranieri in Italia, più di 2000 stranieri in Italia che sono detenuti qui e hanno il processo in Italia. Credo che anche qui noi dovremmo sempre di più garantire che la pena venga scontata nel paese d'origine, lì dove ci sono le condizioni. Certo è che il caso di Chicco Forti è un caso particolare, che emblematico, che merita un'attenzione particolare. Chicco era trentino e surfista. Io sono di origine e adozione trentina e surfista per passione, quindi c'è una vicinanza personale. Però al di là di questo, credo che è un caso emblematico e particolare, perché qui non si ha a che fare tanto con la persona, un problema legato alla persona, alla famiglia, alla comunità di cui magari io mi sento vicino, ma è una questione di dignità dello Stato italiano. E a me è piaciuto molto il discorso che ha fatto Gianni Forti. Ora, non è un problema di rapporto con gli Stati Uniti, è un problema di giustizia. Forti era stato accusato di omicidio e frode durante la vendita di un hotel, decade e viene assolto dall'accusa di frode, non c'è più il movente, ma rimane l'ergastolo,
per omicidio, senza più il movente. Già questo rende l'idea della situazione, e i fatti che sono emersi, devo dire, voglio ringraziare pubblicamente le Iene, perché poi anche nei rapporti internazionali l'opinione pubblica è fondamentale, e il lavoro delle Iene ha fatto sì che comunque la comunità italiana e anche americana sia venuta a conoscenza di questi dati, perché, come mi raccontava bene Emanuela, non è riemerso il caso nell'opinione pubblica solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti se ne discute, e questo potrà aiutare moltissimo il lavoro che dobbiamo fare. E aprendo appunto al lavoro che il governo dovrà fare, intanto vi porto i saluti del ministro Di Maio, che non è potuto venire, ma e che non rappresento in maniera dignitosa sicuramente, ma che insomma come governo oggi cerco di rappresentare. Che cosa fare? Allora, il problema è, dal mio punto di vista, è innanzitutto la tenuta psicologica di Chico Forti, perché dopo 20 anni di promesse, l'ennesima promessa potrebbe essere sempre la goccia che fa traboccare il vaso, perché se lui non regge psicologicamente e non è forte, è difficile che anche noi riusciamo a sostenerlo. Quindi innanzitutto non dobbiamo creare false aspettative, ma non dobbiamo illudere nessuno, ma non dobbiamo far sentire meno la nostra vicinanza. Le due cose devono andare parallelamente. Per farlo e per essere concreti, io non condivido tutto quello che è stato detto, nel senso che quello che è l'intenzione del governo è di non abbandonare in questo momento nessuna delle tre strade possibili. Dovremmo lavorare, a mio avviso, per tenere aperte tutte le strade, da quella più difficile e improbabile a quella invece più, forse, politicamente sostenibile. Le tre strade sono la revisione del processo. Anche la revisione del processo va coltivata, è quella più lunga, è quella più incerta, quella che forse gli Stati Uniti in questo momento, il governo della Florida, il giudice meno può avallare, non importa, anche su questo dobbiamo battagliare. La seconda strada, cercare di far tornare qui Chico Forti, anche da se ancora detenuto. Comunque io credo che questa sia una cosa da chiedere, almeno avere il nostro connazionale in Italia e non lì, in modo che potremo monitorare ancora meglio le sue condizioni e stargli ancora più vicino. Terza, e secondo me è la strada da chiedere, è la richiesta da fare subito, in maniera forte, in maniera diplomatica, con tutte le nostre risorse, con gli Stati Uniti, in particolare il governatore della Florida, e nel rapporto che Di Maio sta costruendo con il segretario di Stato Mike Pompeo, è la grazia. L'obiettivo primario, dal mio avviso, da perseguire politicamente è chiedere alla grazia, la grazia al governatore della Florida, perché abbiamo elementi tali, l'ingiustizia subita, i dati processuali che sono contraddittori, per dire un eufemismo, l'opinione pubblica, che metterebbe in difficoltà fortemente il governatore non concedere, non confronti della comunità italiana in Florida, nei confronti del governo italiano e dei rapporti diplomatici tra Italia e Stati Uniti e il governo della Florida. Quindi quello che faremo nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, sarà questo: incontrare possibilmente il governatore della Florida, ma i rappresentanti diplomatici americani, e chiedere la grazia per Chico Forti. Certo, subito bisogna farlo, subito. Cioè, voglio dire, per troppe volte ci hanno detto è priorità del governo, faremo qualcosa, ma subito bisogna farlo. Chico Forti non ce la fa più, capito? Io lo vedo ogni giorno morire un minuto alla volta, non ce la fa più. Il fatto di dire prossime settimane, prossimi mesi, prossimi... Non è più possibile tirare ancora questa corda, si spezza. Secondo me questo passo, se bisogna farlo, facciamolo subito.
Io credo che non sia così difficile. Lo capisco. Però abbiamo anche un diplomatico importante in sala. Io potrei anche domani fare la richiesta di grazia. Però a me interessa che vada a buon fine, non interessa dichiararlo, perché tanto qui forse non avremo neanche. Non mi interessa tanto proclamare, far vedere la mia, il nostro lavoro. Vorremmo ottenere il risultato e va preparata. Va preparata perché prima va fatto. Questo significa incontrare, e già lo sta facendo Luigi Di Maio, incontrare le parti interessate, fare un rapporto bilaterale e dei confronti bilaterali, preannunciarlo, prepararlo, chiederlo e ottenerlo. Questo è quello che stiamo cercando di fare. Ma io ve lo sto dicendo non perché voglio che esca sui giornali, spero che tra l'altro non esca questa cosa. Lo sto dicendo perché dobbiamo prepararla su tutti i fronti. Fronte comunicazione per la comunità locale di Miami, fronte per l'opinione pubblica, su questo le Iene hanno fatto un lavoro eccezionale, italiana, è un lavoro diplomatico che dovrà fare il Ministero degli Esteri e anche un po' Palazzo Chigi nei rapporti che ha con il Presidente degli Stati Uniti e con i rappresentanti del governo della Florida. Quindi mi dispiace molto, so che Chicco è, dopo 20 anni, chi non lo sarebbe, particolarmente provato. Infatti non dobbiamo, ve lo dico con il cuore, illuderlo, nel senso che va preparata molto bene questa, e Chicco non ha bisogno di proclami adesso, ha bisogno di fatti. Quindi adesso lavoriamo per realizzare i fatti. Perfetto, ringrazio Riccardo Fraccaro. Grazie. Grazie, Riccardo.